Questa sentenza valorizza l'essere umano nei pochi momenti prima che veda la luce dall'utero materno. E cioè si è stabilito che durante un travaglio il feto, nel momento in cui si trova nel canale uterino, e quindi è ormai in procinto di affacciarsi alla vita, e in quel momento storico è già una persona in chiave giuridica. Ovviamente non stiamo parlando di persone in senso naturalistico. Per il nostro diritto, il nostro ordinamento civile, si diventa titolare di diritti e di doveri nel momento della nascita. Questo tuttavia non significa che prima ancora della nascita non si abbiano dei diritti, ma si hanno dei diritti soprattutto legati al diritto penale, al diritto pubblico, non si hanno invece diritti patrimoniali che si hanno solo al momento della nascita. Adesso invece la Cassazione, nel valutare la persona che sta per nascere, non distingue più dal momento della nascita al momento antecedente alla nascita. Ha ormai una dimensione completa, in qualche modo può vivere a prescindere dalla madre che in quel momento lo sta partorendo. E quindi nell'applicare le norme, che in questo caso sono le norme legate alla perizia e alla colpa professionale, e quindi possono essere addirittura di omicidio colposo quando uno senza volerlo provoca la morte di un essere umano, utilizza queste norme anziché quella di aborto colposo, che anche in questo caso è sostanzialmente l'omicidio di un essere umano, ma è attenuata come pena perché quell'essere umano, non avendo ancora visto la luce, si ritiene che in una posizione strettamente legata alla donna che in quel momento lo sta partorendo. Invece qui la Cassazione dice, poiché questa persona, è arrivata a un tal punto del suo sviluppo che difficilmente si riesce a dire che allora quelle ore prima continuava a essere ancora solo un feto e non una persona, visto che si poteva ad esempio fare il taglio cesareo. Ovviamente è tutto un discorso molto legato alla cronologia, non facciamo troppa confusione, nel senso che la vita umana nasce dal concepimento fino alla morte naturale. E qui la Cassazione non entra dentro questo discorso di quando comincia la vita umana, quando finisce, si limita a dire nei 9 mesi di gravidanza ci sono quasi tutti questi mesi che sono strettamente collegati all'utero che li ospita, e ci sono gli ultimissimi momenti di questa vita umana, cioè quando sta per vedere la luce, perché sta per essere espulso dall'utero e quindi a vedere la luce, in quelle ultime ore, in quei ultimi momenti la persona è talmente formata che ormai va trattata come se fosse una persona già nata. Però, professore, è innegabile che questo pronunciamento è una precisazione importante, no? Direi una precisazione importante in un'ottica, potremmo dire, culturale più che giuridica, e cioè in un'ottica culturale perché nella Cassazione si fa riferimento, e questo è il punto più significativo, che c'è stata anche una evoluzione della tutela e dei diritti della vita nascente. La Cassazione riconosce che c'è stata in questi ultimi anni una particolare valorizzazione dell'essere umano, della persona in tutti i suoi stadi di vita, dalla vita uterina alla vita nascente, appena nato, anche alla vita sofferente, alle fragilità, ai disabili, pensi anche alla Convenzione sui diritti dei disabili, fino alla vita terminale. Allora, in tutto questo galassia di diritti e tutele che viene accordato sempre in maniera sempre più significativa agli esseri umani, la Cassazione scrive anche questa decisione dicendo a questo punto non si vede per quale motivo un essere umano un minuto dopo la nascita debba essere trattato diversamente da un minuto prima della nascita. E quindi è proprio un discorso molto legato al passaggio della formazione, diciamo, completa dell'essere umano. Culturalmente importante proprio perché si iscrive in questo ampliamento dei diritti e delle tutele. Ecco, quindi lei ha parlato proprio di un'evoluzione. Un'evoluzione, lei da presidente di Scienza e Vita trova una soddisfazione, no? Anche per il lavoro che comunque costantemente state facendo e avete fatto nell'arco di questi anni.
Beh, una conferma di una prospettiva culturale e anche di valori e di centralità della persona, e cioè in fondo qui c'è il magistero anche di Papa Francesco che è innegabile e ci ha aiutato molto, perché quando Papa Francesco ha posto il dito nella piaga della cosiddetta cultura dello scarto e quindi ha fatto vedere in maniera molto chiara con questa espressione come le vite umane sono tutte uguali, non ci sono differenze a secondo delle condizioni sociali, economiche, per certi versi anche di fragilità, e questo è stato un viatico straordinario per noi laici che ogni qualvolta cerchiamo di difendere in questo caso la vita nascente e vorremmo che la difesa non fosse legata soltanto a quello che vede l'occhio, ma a quello che la scienza dice, e quindi anche se un essere umano non si vede con l'occhio, perché in quel momento è dentro l'utero della donna, in quel momento quindi è diciamo seminascosto, e tuttavia scientificamente, in questo senso noi ci chiamiamo scienza e vita, sappiamo che in realtà è già un essere umano e ha esattamente gli stessi diritti dell'essere umano che è nato, quindi in questo senso noi salutiamo come una evoluzione culturale questa decisione della Corte di Cassazione italiana.